Siamo Davide e Maya della quarta D del liceo artistico statale di Via Ripetta, dell'indirizzo grafico pittorico, e oggi siamo qui per accompagnarvi insomma nel progetto che stiamo facendo qui alla sede della Caritas. Partiremo prima dall'esterno per poi raggiungere l'interno, lo spazio della mensa e dei dormitori, per farvi capire la diversità dei luoghi e della progettazione che abbiamo creato non solo noi del quarto D ma anche con il terzo D. È il nostro lavoro per il PCTO, quindi per alternanza scuola-lavoro, che stiamo, come ha detto prima Davide, facendo alla sede della Caritas di Roma. Ci stiamo avvicinando a dove stiamo lavorando in questo momento. Qui si stanno facendo due dei muri esterni vicino all'ingresso. Entrambi sono vedute cittadine che rappresentano un po' una Roma un po' futuristica, molto stilizzata, comunque dalle forme semplici, che serve proprio ad accogliere senza appesantire tutti i nuovi venuti al centro della Caritas. Questo in particolare è un murales che rappresenta una veduta cittadina con dei richiami all'architettura antica, tra cui la cupola insomma che è presa da San Pietro. Invece quell'altro è un murales che rappresenta molto stilisticamente una veduta di Castel Sant'Angelo dal ponte con qualche angelo e dei richiami insomma sempre a questa antichità romana, a questa storia, al territorio principalmente. Arriviamo nello spazio interno invece. Lo spazio interno è caratterizzato da una serie di figure umane mirate a rappresentare l'uguaglianza, la fraternità e, per confrontarci con il fuori, questo senso di appartenenza rinchiuso all'interno di un luogo che può accogliere tutti i tipi diversi di persone. A voler rappresentare soprattutto la familiarità, l'umanità, il non sentirsi diversi all'interno di un luogo che serve per accogliere. Adesso ci spostiamo nella parte dei dormitori, quella più fondamentale, poiché i missionari che dovranno alloggiarvi effettivamente dopo una giornata di lavoro, comunque dopo una giornata stancante, dovranno trovare per loro un ambiente tranquillo, un ambiente che li possa accogliere e mettere abbastanza in pace con loro stessi, insomma, un ambiente che li aiuti a scaricare dalle pressioni. Questa è la stanza d'ingresso, come si può vedere c'è molta vegetazione, molta natura e molti animali. Il tutto è stato realizzato per circondare la persona che entra dentro la stanza con la quiete naturale. Non ci sono immagini forti che possono destabilizzare o che possono catturare l'attenzione in una maniera troppo particolare. È come avvolgere effettivamente lo spettatore con la tranquillità che può dare un bosco e uno scenario del genere. Importante è anche il soffitto, che è stato decorato e rappresenta i tre stati del giorno, quindi alba e tramonto, o e notte in realtà anche. Continuando possiamo spostarci all'interno del dormitorio e troveremo sempre di più fitta vegetazione, diverse aree, zone con diversi animali rappresentati, proprio per dare questa idea di naturalità. C'è molta vegetazione anche da giungla in realtà, con grandi foglie, piante tropicali e anche animali tropicali. Ci sono anche degli animali notturni, sempre per legarli al tema della notte, del riposo, insomma. Entrati nell'ultima stanza, quindi l'ultima parte del dormitorio, i colori cambiano totalmente e l'ambiente si differenzia in modo quasi netto, perché entriamo in un ambiente completamente acquatico, quindi caratterizzato da animali marini e da il tema del mare, rappresentati sui pannelli animali marini di tutti i tipi. E altri scenari, come ad esempio navi, appunto questi animali marini che interagiscono con l'ambiente in cui si trovano. Questo lavoro e questo progetto per la Caritas ci ha dato spunto e ha dato modo a noi studenti di entrare in un ambiente completamente diverso a quello che siamo abituati a vedere, molto più in grande, molto più reale e vero, perché poi questi ambienti saranno utilizzati realmente, ma anche per metterci la nostra personalità e i nostri lavori, perché sono lavori creati dagli studenti e fatti per accogliere. Questo è stato il nostro progetto per aiutare la Caritas romana. Siamo la quarta D in collaborazione con la terza D del liceo artistico di Via Ripetta e vi salutiamo qui.